Allora, numero uno, facciamo uno sciopero per i pensionati, per una manovra sulle pensioni, quella che propone Draghi, sinceramente, copre solo una piccola percentuale di pensionati. Poi una politica economica industriale migliore e vorremmo maggiori detrazioni su stipendi di basso livello, come il mio, per esempio, su 1.700, 600 euro di tasse mi sembrano un tantino esagerate. Manca i soldi a chi ne ha diritto e chi ne ha bisogno, perché oggi purtroppo a lavorare si è poveri. Perché io per esempio lavoro in conceria, un lavoro orribile, e prendo 1.400 euro al mese. Paghi il mutuo, nel mio caso anche gli alimenti, ti rimane niente, neanche l'occhio per piangere. E manca un'equità giusta, perché se si dà 900 euro l'anno a chi guadagna 50-70 mila euro l'anno e si dà 40 euro a chi ne guadagna quanto è me, o 20 euro, è ovvio che è completamente ingiusta. Lui già consuma abbastanza, io no. E consumo vuol dire mangiare, magari mangiare anche in maniera decente, che non ci rientra proprio fino alla fine del mese, perlomeno a me. Che cosa manca? Secondo me, cos'è che non manca? Perché manca tutto, quindi non è come fa l'informazione di Stato qui, perché noi ci sa l'informazione di Stato che dice che va tutto bene, a parte il fatto che c'è anche una cosa principale che parecchi ancora non hanno capito, non l'ha letta, secondo me non l'ha neanche letta, o fan finta. La Costituzione dice un'altra cosa, eh? Anche sulla manovra dell'IRPEF dice un'altra cosa, che loro l'hanno applicata all'incontrario, perché la Costituzione dice che la tassazione va in base al reddito. Quindi chi piglia 40 mila euro, mi pare anche giusto che paga quelle tasse, perché chi paga 15 mila euro deve pagare 3.200 quasi o 300 di tasse annue e non avere niente e deve pagare sempre il 23%, o chi paga 20 mila euro? Mica giusto, loro la Costituzione loro l'hanno applicata all'incontrario. È inutile che poi mi vengano a dire lo 01, lo 02, io non prendo niente, pago e basta. Chiuso, questo è solo un esempio. Grazie mille.